Oltre 300 i partecipanti alla seconda serata dei Le Fonti Awards dedicata al lavoro e all'innovazione delle imprese che creano lavoro. Giovedì 31 maggio a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, si è svolta la giornata delle Fonti Day and Night dedicata al mercato del lavoro. Dalla mattina con l'HR Forum, capitale umano tra smart working e digital innovation, fino alla sera con i Le Fonti Employment Awards e i Le Fonti Innovation and Leadership Awards. Un'altra eccellenza dell'anno, innovazione leadership, consulenza strategica e trasformazione digitale. Il premio viene assegnato a Sei Consulting per la focalizzazione sul tema della digitalizzazione delle imprese e dell'innovazione, tradottasi nella creazione del progetto Sfida Italia 4.0. Una digital factory di oltre 1200 metri quadri, con l'obiettivo di sviluppare le nuove competenze sui temi dell'Industry 4.0, della trasformazione digitale e di un'innovazione strutturata e duratura per il mondo delle piccole e medie imprese. Sei Consulting, eccellenza dell'anno leadership, consulenza strategica e trasformazione digitale. Complimenti, bravissimi. Complimenti. Siamo in compagnia di Ivan Losio, amministratore unico di Sei Consulting. Buonasera. Buonasera. E la vostra società ha vinto questa sera il premio ai Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno per la consulenza strategica e trasformazione digitale. Ci può commentare questa vittoria? Bene, noi siamo molto contenti per questo risultato molto prestigioso che premia un po' il nostro tipo di approccio, che è quello sempre basato sull'innovazione dei servizi. L'innovazione ha radici amare ma frutti buoni e noi abbiamo sempre cercato di riuscire a creare qualcosa di differenziale per riuscire a offrire dei servizi per i nostri clienti. Ecco, siete presenti sul mercato dal 2004 e di recente avete creato il progetto Sfida 4.0, che è una digital factory innovativa che si sviluppa su oltre 1200 metri quadri e ospita dei processi produttivi realmente funzionanti. E le chiedo qual è l'obiettivo e quali risultati vi aspettate. Beh, l'obiettivo è quello di riuscire a far toccare con mano cosa vuol dire digitalizzazione d'impresa e cosa vuol dire lavorare non solamente sulle tecnologie, ma anche sulle persone, perché lavorare solo sulle tecnologie non è sufficiente per fare in modo che le imprese siano competitive in un mercato VUCA, quindi in un mercato che è volatile, incerto, complesso e ambiguo. E da qui quindi l'idea di creare una fabbrica vera e propria dove testare le best practice e fare in modo che in un approccio esperienziale le aziende facciano effettivamente training. Bene, le chiedo infine quali sono i prossimi progetti che avete per il futuro. Beh, i prossimi progetti, che sono in verità già in fase di attuazione, sono quelli di far gemmare la fabbrica in altri distretti industriali, creando una grande rete che copra tutto il nord Italia, per fare in modo che tutte le aziende dei vari distretti industriali possano trovare nelle varie Sfida 4.0 dei punti di riferimento nei loro processi di digitalizzazione.